Ciao amici, grazie dell'affetto. Non sono sparito. Dopo un anno e mezzo, anzi quasi due, mi sono raffreddato e quindi sono ancora acconciato. Vi volevo salutare. Sto andando alla URA e guarda caso ho mangiato male gli ultimi giorni e poi mi sono ammalato e quindi alla fine quello che conta è lo stomaco, ma ne parleremo, anche perché sull'alimentazione sono uscite cose pesantissime anche riguardo il City, Guardiola, Aguero, Otamendi, un sacco di cose legate agli stati infiammatori che stanno andando tutte nella direzione che io ho sempre segnato, ecco, sui cibi infiammanti o infiammatori, come si suol dire. Quindi vi volevo salutare, tutto a posto. Domani Inter-Atalanta, che è sempre stata una partita per noi abbastanza dura e bastarda, speriamo bene, a parte l'anno scorso quando c'era stato poi l'acquisto di Gagliardini, quel 7-1 un po' ridicolo, vabbè. Per quanto riguarda il resto, spero che stiate tutti bene. Vi ringrazio per i complimenti e per la puntata in TV che poi caricherò. Per quanto riguarda la nazionale, sono molto triste e abbattuto perché oddio, poi ve lo dico a giugno, ce lo diciamo a giugno, però è veramente dura fare un'estate senza un evento così stupendo, bellissimo. Poi in Russia, dove io ho vissuto, io sono stato a vedere gli europei in Polonia e Ucraina, tutti, ho visto tutte le partite, dalla prima ad Danzica fino all'ultima a Kiev, la finale 4-0 con la Spagna. Quindi volevo andare a fare almeno un giretto in Russia e invece m'attacco al cazzo. Niente, così miglioravo anche il russo. Niente da fare, sono triste. L'unica cosa che non ho visto da quando sono al mondo è l'europeo del 92. Mi ricordo benissimo che lavoravo a Milano nella zona Corso Como mentre studiavo, facevo il cameriere e mi ricordo che venivano a vedere le partite, noi non c'eravamo. Poi quell'europeo fu vinto dalla Danimarca, c'era la guerra nella ex Jugoslavia. Mi ricordo Beppe Bergomi che veniva da noi, mi ricordo Eros Ramazzotti, mi ricordo un sacco di calciatori che venivano da noi la sera lì in zona Corso Garibaldi, Corso Como, eccetera, perché non c'erano europei e vedevo facce tristi. E saranno tristi anche a giugno, perché saltare un appuntamento così è bruttissimo. Per quanto riguarda il video, il pronostico che mi avete preso un po' per il culo, in realtà io i pronostici li faccio sull'Inter, di solito li azzecco. Sulla nazionale non era un pronostico, era semplicemente un video, vi invito a riascoltare i primi 20 secondi. Ho detto che lo sport è lo sport, che vinca sempre il migliore, però se qualcuno prende per il culo non va bene. E io ho semplicemente difeso quella che sento come patria, cioè l'Italia, e quindi scherzosamente ho ricordato agli svedesi un po' di cose, cercando di fare un po' di battute, anche perché loro invece le battute le fanno più pesanti, come le hanno fatte i francesi e gli altri. Insomma, noi alla fine siamo sempre un popolo che, devo dire, è molto meno attaccabrighe, molto più moderato degli altri, e pur essendo noi patria della comicità, dell'ironia, di grandi attori. Ho semplicemente fatto un video per difendere l'Italia dagli attacchi tipo che Verratti era un pagliaccio, però forse qualcuno di voi non l'ha capito, e quindi ci tenevo a sottolineare questo. Poi chiaramente alla fine ho detto che l'Italia gioca meglio a calcio e che quindi ce l'avrebbe fatta. Era più che altro un augurio, io comunque credevo che ce l'avrebbe fatta in un modo o nell'altro. Non ho mai creduto in un gran mondiale, però credevo che ce l'avrebbe fatta, come lo credevate tutti voi e come lo credevano tutti, anche gli svedesi, perché non c'è una persona, non c'è una persona che ha detto passa la Svezia. Un conto è dire sarà difficile, la vedo dura, combatteremo, una partita ostica, un conto è dire passa la Svezia. Praticamente nessuno l'ha detto, perché in fondo nessuno credeva che in due partite, un conto è partita secca, un conto è in due partite con ritorno in casa, sinceramente dai, chi l'avrebbe detto? Poi alla fine del gioco, che dire, quei cross lì, 40 azioni da gol finalizzate malissimo, 40 cross scusate, 27 azioni, possesso palla, 750 passaggi. Poi alla fine il calcio invece è semplice, tipo il gol di Vecino a Roma, no? 5 passaggi e tiro in porta. Quindi anche il fatto del possesso palla, c'è da parlare di un sacco di argomenti. Ricomincia il campionato con il derby di Roma, che è bellissimo, e con partite di cartello. Sono contento,
se non sono marcio faccio qualche video, anche perché sull'alimentazione ho un sacco di cose da dirvi, anche sui rapporti d'amore, sulle coppie, ai tempi della globalizzazione, che è l'altro mio argomento, c'è un sacco di cose da dire. Con questi problemi enormi della società e questi palpeggiatori, che mi devo sorbire tutto il giorno i racconti di questi palpeggiatori e donne palpeggiate, insomma, lì c'è da fare un bel discorso, poi lo faremo. Fermo restando che qualsiasi tipo di violenza sulle donne, però anche questi uomini che devono andare, devono, e per scopare, devono far valere la loro posizione, mi fanno schifo. Ma non ho capito, le donne o si conquistano o si pagano, che cazzo te ne frega, o la conquisti, allora è una questione di così, quasi naturale, quasi, non lo so. E se no, lo fanno gli animali, lo facciamo anche noi. Se no, se non c'hai voglia, paga per quel cazzo che vuoi. Però fare quelle mosse lì, bah. Poi le donne, anche loro, vabbè, hanno le loro colpe, però insomma, fare della violenza, fare veramente, ma che uomini, che brutta fine che stiamo facendo. Vabbè, questi sono i miei argomenti del canale, lo sapete, sono tre. Poi farò un video poi specificando, sono l'alimentazione, lo sport, Inter e calcio, e i rapporti di coppia, che sono la mia grande passione da sempre, da quando andavo all'università. Quindi vi saluto, ci sentiamo presto, magari non così marci, vi abbraccio e viva noi!